tutti, oggi sono qua per parlarvi degli anime che hanno, tra virgolette, segnato la mia adolescenza. Preparatevi perché ci sono delle storie un po' trash e degli aneddoti abbastanza divertenti. Prima di cominciare però voglio ricordarvi che se volete sostenere il canale vi basterà iscrivervi, mettere mi piace a questo video, consigliare il canale o il video a uno dei vostri amici, o in alternativa comprarvi una delle magliette Pumpling come la mia, questa ad esempio ispirata appunto agli anime, utilizzando il mio codice da affiliata CB20. Avrete il 20% di sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale. In alternativa, in tutte le descrizioni video trovate anche il link da affiliata ad Amazon. Grazie! Come vi accennavo, ci sono veramente delle perle in questo video, degli anime di cui avevo quasi totalmente rimosso l'esistenza. Ma partiamo veramente dalle basi, ovvero gli anime che seguivo appena tornata a casa da scuola. In TV c'era sempre o Naruto o One Piece o Conan. Questi sono i tre anime che io associo tantissimo al periodo del liceo, proprio perché tutte le volte che tornavo a casa a pranzo c'erano questi tre in TV, o almeno uno dei tre. One Piece devo dire che non mi ha mai catturata più di tanto, infatti non ho nemmeno seguito in ordine, diciamo, gli episodi, ma quando capitavo lo tenevo come sottofondo. Naruto invece sì, mi piaceva tantissimo, ho recuperato anche il manga, ho letto tutti i 72 volumi, chi me l'ha fatto fare. Però trovo che l'anime fosse un po' ripetitivo in alcuni punti, pieno veramente di filler, quindi anche lì non ho mai seguito l'anime, diciamo, in maniera rigorosa, ma un episodio ogni tanto, così come Conan alla fine, che forse mi prendeva leggermente di più perché sono sempre stata molto affascinata dall'aspetto crime, mystery, no? Amando comunque Agatha Christie e le storie appunto poliziesche, mi intrigava da morire, tutte le volte cercavo di indovinare chi fosse il colpevole. Tra l'altro, grazie vicini che fate il lavoro in questo momento che sto girando il video, per tutta la mattinata non vi siete fatti sentire, grazie. A parte questi anime un po' più d'avventure, in realtà la mia adolescenza è stata caratterizzata dalle storie romantiche o amorose, diciamo. Ho sempre avuto un debole per gli shoujo, però mi rendo conto che durante la mia adolescenza guardavo praticamente solo storie, diciamo, di stampo scolastico, come ad esempio Arrivare a te. Kimi Todoke era uno dei miei anime preferiti durante l'adolescenza, perché vedeva per protagonista una ragazza timida che veniva sempre fraintesa perché aveva questi capelli lunghi ed era un po', tra virgolette, creepy, perché aveva un modo tutto suo di approcciarsi alle persone. E dal momento che si chiamava Sawako, molto simile al nome della bambina di The Ring, Sadako, molte persone appunto la associavano alla bambina di The Ring, e lo trovavo una cosa veramente molto molto buffa, proprio perché appunto veniva fraintesa la vera natura di questa ragazza dolcissima. È il classico shoujo scolastico, quindi la trama non è particolarmente originale, ma ai tempi appunto mi piaceva tantissimo perché appunto la protagonista era timida e quindi mi rivedevo in lei, però nonostante tutte le difficoltà riesce pian piano a farsi comunque delle amicizie, a scoprire appunto nuovi amici, primi amori. Molte volte sono stata tentata di recuperare anche il manga, ma anche di troppi volumi e troppo poco spazio, troppi pochi soldi. Un altro anime molto simile a Kimi ni Todoke è Say I Love You, di cui ho poi recuperato invece il manga, purtroppo, perché la pubblicazione qua in Italia ha subito veramente degli alti e bassi. Credo però che adesso siano usciti ufficialmente gli ultimi numeri. Comunque, anche in questo caso la protagonista è una ragazza timida, con tra virgolette problemi a relazionarsi con gli altri per via di brutti episodi accaduti in precedenza a scuola, e quindi ha un atteggiamento sempre sulla difensiva. Da notare come io mi rispecchiassi veramente tanto in questo tipo di ragazze un po' timide, sulla difensiva, fraintese, vabbè. Però di nuovo, anche in questo caso c'è qualcuno che poi, tra virgolette, la farà venire fuori. Infatti inizia a interessarsi a lei il ragazzo più popolare della scuola. Stendiamo un velo pietoso per tutti quei ragazzi bellissimi, impossibili, inesistenti degli anime. E quindi questo incontro comunque la farà un po' più emergere e stringere nuove amicizie, scoprire di nuovo l'amicizia, i primi amori, eccetera eccetera. Di nuovo, trama non particolarmente originale, però mi piacevano tantissimi i personaggi, perché nel periodo soprattutto dell'adolescenza comunque vivevo anche io il periodo del liceo e mi rivedevo, diciamo, in alcune dinamiche, nonostante la scuola giapponese e i giapponesi siano molto molto diversi da noi. Altri anime più o meno simili che ho guardato in quel periodo sono stati Lovely Complex e Clannad. Per quanto riguarda Lovely Complex, ho apprezzato da subito l'originalità della storia. Infatti
La protagonista non è la classica protagonista degli shoujo, è una ragazza molto espansiva, per nulla timida, molto alta. E il protagonista maschile è quasi tutto l'opposto ed è un anime che gioca molto su questi contrasti. È un anime che, tra virgolette, ha segnato la mia adolescenza perché non mi è piaciuto. Sentivo tutti parlare benissimo di questa storia e nonostante apprezzassi alcuni spunti, per me era fin troppo scherzoso in certi momenti e non lo so, non mi sono mai legata più di tanto ai personaggi. Ero coinvolta, diciamo, dall'intreccio amoroso, perché poi è un tiro molto infinito, però non mi lasciavano in realtà nulla e quindi da lì ho iniziato a chiedermi: ma perché questa storia non mi piace, visto che è piaciuta a tutti? Fatemi sapere se sono l'unica a non aver amato Alla follia Love il Complex. Per quanto riguarda Clannad è tutt'altra storia, perché quando dicevo a qualcuno che appunto guardavo Clannad, tutti mi guardavano malissimo, perché è uno di quegli anime un po', tra virgolette, ad harem, in cui c'è un solo ragazzo, diciamo, protagonista e tante ragazze che, guarda caso, ruotano sempre attorno a lui. Qui di nuovo ci troviamo in un ambiente scolastico, se non ricordo male fanno tutti parte di un club, la protagonista principale è di nuovo una ragazza timida, cagionevole di salute, che va, tra virgolette, protetta. Non è così incisivo come magari altre storie, è un po' più leggero e non mi ricordo il motivo per cui ho iniziato e finito di vedere tutto l'anime. Forse ero appunto incuriosita dalla diversità, diciamo, dei personaggi, oppure semplicemente stavo cercando qualche cosa di un po' più leggero. Fatto sta che quando sono arrivata al seguito di questo anime, ovvero Clannad After Story, il mio cuore si è letteralmente spezzato. Praticamente è un seguito, segue la storia dei due protagonisti principali una volta adulti, e non dico altro perché ho paura di fare spoiler, ma in sostanza è una storia veramente strappalacrime, che non ha nulla, veramente nulla a che vedere con la superficialità, la roba divertente che c'era in Clannad, e quindi io ero rimasta totalmente spiazzata e lì sono iniziati i primi traumi. Ma le storie d'amore non finiscono qui, perché nel periodo dell'adolescenza, periodo Twilight, tutti in fissa con i vampiri, ovviamente non potevo non seguire Vampire Knight. Anche lì il trash, mi ricordo che discutevo di quello che accadeva come se fosse un reality o una soap opera con un mio amico addirittura del periodo, e avevamo tutte le nostre idee un po' complottiste. In pratica l'anime gira attorno ad una scuola in cui ci sono due classi, quella di giorno e quella di notte. In quella di giorno ci sono, tra virgolette, le persone normali, in quella di notte i vampiri, anche se quasi nessuno sa della loro esistenza, a parte due persone che fanno parte poi dei protagonisti. E niente, io mi ricordo che avevo una cotta allucinante per Zero, mi ricordo soltanto questo. Poi tutti gli intrighi che ci sono stati non me li ricordo, mi ricordo soltanto che la protagonista mi ricordava un po' Bella, perché è sempre lì fra due uomini e non lo so, la vedevo un po' vittima, tra virgolette, degli eventi. Mai vera e propria protagonista, cioè lei non mi faceva impazzire, gli altri personaggi sì, però era interessante comunque vedere appunto questi intrecci, perché poi non era soltanto scuola, non erano soltanto sentimenti, ma c'era anche qualcosa di più oscuro, no? I vampiri, il sangue, il passato misterioso di lei. Mi ricordo che ero veramente super presa e che appunto ne discutevo come se fosse una cosa reale. Mi fa un sacco ridere perché di molte storie non ricordo tantissimo, dovrei riguardarmene e vedere qual è la mia reazione oggi, però ai tempi veramente ero fissatissima. Così come ero strapresa bene da Host Club, di nuovo ci troviamo in un ambiente scolastico, una scuola abbastanza prestigiosa, in cui inizia a frequentare le lezioni una ragazza dall'aspetto un po' trasandato, coi capelli corti, che viene da subito scambiata per un ragazzo. In seguito a un incidente viene inclusa nel Host Club, quindi uno di quei club in cui ci sono dei ragazzi bellissimi che devono appunto intrattenere, flirtare con le ragazze. E anche qua si gioca tantissimo appunto sugli equivoci, sul fatto che questa ragazza viene inizialmente scambiata per un ragazzo e quindi
gioca il ruolo del ragazzo all'interno appunto del club, però i suoi colleghi sanno ovviamente che lei è una ragazza, quindi ci sono degli intrighi e mi faceva morire perché era divertente, era veramente buffo e divertente. Poi vabbè, i ragazzi che ci sono tutti bellissimi, manco a dirlo. Io avevo una cotta pazzesca per i gemelli, ma lasciamo perdere. E appunto mi piaceva molto questo lato molto di intrattenimento e divertente, che poi si mischia comunque a delle tematiche anche un po' più solide, diciamo soprattutto nel manga, che poi ho recuperato e mi è piaciuto da morire, uno dei miei manga preferiti di sempre, ma tutto è partito proprio dalla giocosità di questo anime. Altri anime che hanno in un qualche modo segnato la mia adolescenza sono senz'altro gli anime che mandavano in TV su MTV, come ad esempio Nana e Death Note. Di Nana in realtà in TV mi ero vista soltanto qualche episodio qua e là, perché di nuovo la programmazione non era molto ben chiara, quindi qualche episodio me lo perdevo, poi me lo sono recuperato tutto dall'inizio alla fine. Altrove, fatto sta che era uno dei primissimi anime un po' più da adulti, tra virgolette, che guardavo. Le protagoniste, per chi non conoscesse la storia, sono due ragazze che hanno lo stesso nome, Nana, che si incontrano per caso, vanno a vivere assieme e diciamo condividono la loro vita quotidiana. Una delle due in particolare fa parte di una band, quindi viviamo anche un po' la vita da rockstar. E appunto si affrontano delle tematiche in maniera un po' più matura, un po' più adulta, e questo mi affascinava tantissimo perché gli anime che guardavo di solito erano concentrati su dei veri e propri adolescenti, quindi trattavano delle tematiche sì un po' forse più vicine a me, ma comunque tra virgolette più infantili, mentre qua era come guardare una vera e propria serie TV con dei grandi, passatemi il termine. Quindi mi affascinava moltissimo per questo aspetto, per il modo in cui venivano trattate certe tematiche, per il tratto, i toni molto più duri, più maturi, anche se in realtà non sono mai entrata in fissa con questa storia, proprio perché non sono una grandissima fan della musica e dell'ambiente musicale, quindi tutta quella parte lì non mi ha mai detto nulla, non mi ha mai interessata più di tanto, mentre magari le relazioni non solo sentimentali fra i personaggi, comunque sì, proprio per l'approccio diciamo più maturo. Per quanto riguarda Death Note, è stata un po' una scoperta del oh, non mi piacciono soltanto le storie d'amore o d'avventura tipo Naruto, Conan, ma anche qualcosa di molto molto più oscuro. In Death Note il protagonista è uno studente un po' frustrato che diciamo vuole fare giustizia e gli capita sotto mano un quaderno in cui poter scrivere i nomi di alcune persone che vuole vedere morti e anche scrivere come vuole che muoiano queste persone. Come vi dicevo, è una storia decisamente molto molto cupa, che mette molto in discussione il cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. E a differenza di quasi tutti, il mio personaggio preferito non era L. Nonostante sia particolare e sicuramente bizzarro, intrighi per il suo essere un po' appunto eccentrico, io sono sempre stata Team Light, non ci posso fare niente. E di nuovo, questa era una di quelle serie che inizialmente ho visto appunto su MTV a spezzoni, poi mi sono recuperata per bene, e di cui discutevo come dei massimi sistemi con i miei amici, cioè veramente affrontavamo delle tematiche. È stato bellissimo perché più delle serie TV e dei film, quando c'era un anime di questo tipo, ci trovavamo non soltanto a parlare, vabbè, di quello che succedeva appunto nella serie, ma veramente di tematiche all'ordine del giorno, non proprio che cosa sia giusto, che cosa sia il bene, il male, il fatto che un personaggio magari non sia esclusivamente buono o cattivo come le persone nella realtà. Mi ha segnata proprio per questo, perché mi ha fatto comunque capire tante cose, soprattutto l'approccio anche con i miei amici nel parlare di serie animate è cambiato e è stata secondo me veramente, tra virgolette, una svolta. L'ultimo anime che ricordo con tanto affetto, che ho guardato nel periodo dell'adolescenza, è Code Geass. In questo caso è una storia un po' sci-fi, un po' d'azione, ambientata in un mondo che potrebbe, diciamo, essere il nostro, in cui si immagina una guerra fra un impero e il Giappone, in cui il protagonista, uno dei protagonisti almeno, è appunto un principe, che però lotta per la liberazione, diciamo, del Giappone. Un giorno si imbatte in una ragazza che gli dona un potere particolare, che gli permetterà poi di costringere le persone a fare quello che lui vuole. Ed è un mondo in cui ci sono i robottoni, per intenderci, quindi è sviluppato
sviluppato, è un mondo sviluppato in maniera scientifica, tecnologica, pur mantenendo però degli aspetti più tradizionali. E è una delle poche in realtà serie animate, appunto un po' fantasy, sci-fi, che mi sono realmente piaciute perché non sono mai rimasta troppo annoiata o spaesata appunto da questi nuovi elementi, dalla creazione del mondo, qualcosa che proprio ti prende, ti acchiappa. Anche perché poi ci sono dei risvolti, diciamo, politici, di potere, dei tradimenti, dei colpi di scena che veramente non mi aspettavo e che, tra virgolette, mi hanno fatto soffrire molto ai tempi. E di questo anime ho fatto anche il cosplay di uno dei personaggi, ovvero Shirley. E questo è stato un altro di quegli anime che ho condiviso con altre persone, a partire da mia sorella, ma anche dalle mie amiche. Appunto abbiamo fatto il cosplay insieme, comunque parlavamo di questa storia e di nuovo è stato molto bello poter condividere comunque questa esperienza con qualcuno. Non solo per parlare appunto dell'anime in sé, di quello che stava accadendo, ma da lì magari sono nati altri spunti e in un certo senso è stato qualcosa che ha rafforzato un'amicizia proprio per la condivisione di una passione in comune. Questi erano principalmente gli anime che hanno segnato la mia adolescenza, che mi hanno tenuto compagnia durante la crescita. Fatemi sapere se avete visto questi anime, se vi piacciono o meno, ma soprattutto mi piacerebbe sapere almeno i 3 anime che ricordate con tantissimo piacere, che avete visto durante la vostra adolescenza. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!